da ministro è tornato nel Salento nella sua maglia e oggi a Lecce per inaugurare la Croce Paciocco. È un'iniziativa che oramai è consolidata, che rappresenta la tradizione ma anche l'innovazione di tante piccole aziende che sono cresciute e che rappresentano anche la capacità, la qualità di produzione dei nostri territori, quindi è sicuramente un'occasione ottima per toccare con mano la crescita di queste aziende e anche per comprendere quali sono le iniziative da mettere in campo a sostegno di queste aziende. Al via la 17ª edizione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Cioccolateria dell'Agroalimentare. L'inaugurazione e la presenza del Ministro degli Affari Europei e PNRR Raffaele Fitto. Si è aperta ieri a Lecce in Piazza Paglio la 17ª edizione di Agroce Paciocco. Al taglio del nastro della più grande fiera professionale del Sud Italia, il Ministro degli Affari Europei e PNRR Raffaele Fitto, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro De Linoci, la Presidente del Consiglio Regionale Pugliese Loredana Capone e il vicepresidente nazionale Union Camere Mario Vadrucci. 5 giornate per professionisti del settore per conoscere le ultime tendenze, dalle materie prime fino ad attrezzature ed accessori. Fino a mercoledì 9 novembre, un'occasione di promozione e crescita per il settore, con nuovi chef stellati pronti a salire in cattedra. Il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto. Grazie a voi, fa piacere essere qui camminando dagli stand con Carmine. Ricordavamo la partenza di questa fiera un bel po' di anni fa, quindi penso che la crescita corrisponda anche alla determinazione, all'impegno che tu e tanti altri avete messo per raggiungere questo risultato. Quindi guardando indietro e vedendo il punto di arrivo si può auspicare che per il futuro questa realtà possa ancora crescere per sostenere un settore fondamentale per il nostro territorio. Guardando anche alle sfide nuove, appunto, voglio fare a conclusione del giro i complimenti a tutti i pasticceri perché sicuramente sarà buonissima, ma certamente lancia un messaggio molto efficace e chiaro questa torta, che rappresenta anche l'impegno di molti di noi a diversi livelli nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie e complimenti a tutti.